Politica e scienza, questa sera si parlerà in questo importante convegno qui all'Hotel Terminus di Napoli. Parleremo politica e scienza al servizio dell'uomo. Seguite il servizio. Siamo in compagnia di nuovo, devo dire, con il professore Giulio Tara, che oramai è quasi un appuntamento settimanale. Professore, questa non parleremo più di mascherine, non parleremo di Covid. Io le voglio fare una domanda un po' così piccante. Se, dal suo punto di vista, sta affrontando nella maniera giusta il governo italiano e anche le regioni l'emergenza sanitaria? Assolutamente no, ma non per quello che è evidente, ma soprattutto perché a quello che fanno c'è una notevole, per così dire, mancanza di verità, per cui direi che è un'indecenza, per dire, diciamo, in maniera molto tranquilla, perché non bisognerebbe esprimersi in altri modi. Se ci sono un certo numero di tamponi positivi, però se ne fanno ormai oltre 100.000, che significato ha se sono asintomatici, cioè senza sintomi, che non andrebbero... Asintomatici? Che cos'è una sintomatica? Una persona che non ha sintomi è come il portatore sano, per intenderci, di altre infezioni. Non è contagioso? Non è contagioso, non ha la carica virale, non dovrebbe essere nemmeno, diciamo, tamponato. Ecco. Bellissimo il tempo. Io stamattina, glielo dicevo prima mentre entravamo nel salone, sono stato al reparto Covid dell'ospedale Cardarelli di Napoli, sperando di trovare un'assistenza particolare per i malati. Invece abbiamo scoperto, questo è quello che dico io, non lo sta dicendo lei, abbiamo trovato che i pazienti Covid o presunti tali sono spesso senza coperte, non hanno addirittura il cibo negli orari e soprattutto nella quantità prevista. E io non voglio criticare i medici, però qualcuno lamentava addirittura che i passaggi dei medici erano quasi una volta a settimana. È il modo di affrontare questo? Ma io penso che ovviamente ci riferiamo non a una terapia intensiva. Ci riferiamo al reparto M, Covid Center. Beh, in ogni caso di Covid praticamente... Interviste telefoniche? Sì, ovviamente. Quello che è importante, appunto, oggi ci sono dei reparti cosiddetti Covid, però se noi prendiamo il metro della terapia intensiva, oggi quelli che sono in terapia intensiva non sono per il Covid, sono per patologie cardiocircolatorie, per tumori, per altre patologie dello stesso polmone, del fegato, del rene. Quindi questa è una cosa che bisogna stabilirla una volta e per sempre, perché su questo ci sono tutte le falsità che vengono dette, su queste si prolunga, diciamo, continuamente ogni 3 mesi questa situazione di lockdown, di ristrettezze, anche se parziali. L'hanno fatta a luglio, l'unica nazione europea a fare questo in un momento in cui non c'era il Covid. Poi c'erano i casi di Mondragone, dei Bulgari, eventualmente i nostri commercianti che vanno e vengono da Bosnia e Slovenia, o eventualmente anche il famoso aereo del Bangladesh che portava chiaramente a Fiumicino soggetti, diciamo, positivi. Ma che c'entra? Non c'entra niente. Cioè non possiamo fare di tutta un'erba un fascio, e quindi a questo punto penso che non possiamo continuare a illudere la gente, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto economico, che non è possibile avercela, soprattutto con i ristoratori, con i barbieri e cose varie, che sono quelli che attualmente non moriranno di Covid, ma moriranno di fame. L'Italia, nonostante sia stata più volte sollecitata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non si è mai dotata di un protocollo anti, adesso Covid, ma per qualunque altra emergenza sanitaria. Sì, guardi, lei affonda il coltello, diciamo, nella piaga. Quando le rivelo una cosa, rivelo a lei e ai telespettatori. Quando abbiamo approvato alla Camera la legge sul riordino delle professioni sanitarie, legge che poi è stata stravolta dal successivo ministro, questa legge conteneva in parte il riordino delle professioni sanitarie con il passaggio dei biologi dopo 50 anni nelle professioni sanitarie, dalle professioni tecniche alle professioni sanitarie. Ma conteneva anche tutta una procedura per la ricerca scientifica
è per le procedure giuridiche e sanitarie per fronteggiare eventi avversi, diciamo, non noti. Se tornasse di nuovo il professor Di Bello, tornasse chiunque altro, pare abbia scoperto qualcosa che non sia noto alla scienza, noi non abbiamo un sistema per sottoporre questo tipo di congettura scientifica, sanitaria e di qualunque altra natura ad un protocollo, ad un percorso giuridico e scientifico per accertarne la veridicità. Per cui aspettiamo il primo pretore o il primo magistrato a cui si rivolge un privato cittadino che ordina una sperimentazione. Il Ministero chiamerà degli esperti, che esperti non sono, perché essendo una nuova patologia, una nuova cura, un nuovo evento, non ci sono esperti in giro, per cui chiamerà il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Presidente dell'AIFA, il Presidente di questi, il Presidente di quelli, i quali ovviamente negheranno a prescindere la validità di questa cosa. Le neuroscienze, insieme ad altri argomenti come l'apnei e l'epigenetica e il microbiota, modifica totalmente l'assetto paradigmatico su cui basa la cura, la medicina, l'insegnamento, tutto lo scibile umano, perché rende possibile vedere come, prima cosa, siamo un'associazione di cose. La materia, il corpo, che è materia ponderale, è manovrata da informazioni che sono informazioni energetiche e sono le emozioni, i pensieri, la percezione. Quindi, mentre prima noi... Ha a che fare con l'olistica? Diciamo che è la scienza dell'olismo, mentre prima l'olismo era una posizione filosofica, quindi la medicina cinese, la ayurvedica, venivano da tradizioni ma che non potevano essere oggettivate dalla ricerca occidentale. Questo che le sto dicendo invece è l'oggettivazione dell'olismo, quindi è l'olismo in chiave biologica.